Joseph Palmer si ritirò in Giamaica, vicino a questo castello. Faulkner dice che la pergamena potrebbe essere nel museo privato di Lord Lewis Hutchinson. Questo è un luogo malvagio. Il museo privato di Hutchinson. La pergamena di Kidd deve essere qui da qualche parte. Thank you.
responsabile ha inseguito la vittima. Ma per dove? Il meccanismo della maschera è rotto. Domando come si possa vivere qui. Capisco perché Hutchinson impazzì. Questo posto è terribile. Qui intorno devono esserci degli indizi. Gli altri orologi potrebbero dirmi qualcosa. Presso un albero baciato dal fuoco.
Il cimitero delle navi è dietro al promontorio. Non si può sbagliare. Gli uomini dicono che Abel Owens era a bordo di una di quelle sfortunate. Se è vero, troverai lì i suoi resti. Stai in guardia! Se la nave di Abel Owen è naufragata qui, allora anche loro cercavano qualcosa. Un'altra nave. Sciacalli. Mettilo giù! Vattene! L'ho trovato io! È mio! Fermo! Lasciami! L'ho trovato io! Quello che hai trovato è mio! Non è tuo! Lasciami in pace! Perché mi stai inseguendo? Non ho fatto niente di male! Fermati e dammi ciò che cerco! Ridammelo! Mi dispiace, amico. Hai perso la caccia al tesoro. Alcon! Il forte non mi pare abbandonato come dovrebbe. Sembra pieno zeppo. Dobbiamo distrarli in qualche modo. Quando non mi vedrai più, aspetta 10 minuti e poi bombarda il forte. Mi intrufolerò sfruttando il fuoco di copertura. Signor Sì,
Mi sembra pericoloso, ma sono sicuro che ce la farai. Dubito che pirati come il vecchio Lucky Lem uscissero spesso dalla cella. Se la sua pergamena esiste ancora, si trova qui. Formare ranghi! Presentat, arm! Posizione 1! Posizione 2! Marsch! Dovrò fare il giro per evitare il cortile. Un gabbiano, un topo forse. I cintrusi che ci sono qui. Attaccherebbe questo forte secondo te? Nessuno, non c'è ragione. Ci hanno spediti qui soltanto per punire il capitano. Per cosa? E che diavolo ne so? E ne sarà fatta qualcuna. Piantatela e tenete gli occhi aperti. Se arriviamo tardi al discorso del capitano, sono guai! Arrivo, arrivo! Aspetta, 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 aspetta,
quanto sta punendo il capitano per quanto accaduto in Polonia. Ne ho abbastanza! Siamo qui come ci è stato ordinato. Dovreste ricordarvelo per difendere ad ogni costo Fort Walcott dai ribelli. E a voi non deve importare altro. Non siete qui per commentare la strategia e non conoscete i movimenti dei ribelli. Quindi smettetela! Il prossimo che dubiterà dell'importanza di questo incarico verrà punito... Mastino è fuori di testa. Ma come diavolo ci tratta? Ecco. Certi comportamenti sono inammissibili. E questa lezione valga per tutti. Non voleva dire niente di male. Ti fa bene. Secondo me non è giusto. Sotto il nido dell'acqua. Vediamo che sai fare, ribelle. Tornare sull'Aquila. Devo fare presto. Sei in ritardo. La mia visita al forte non ha fatto piacere ai suoi occupanti. E? E cosa? E quella stupida pergamena, tonto, c'era?
Sì, c'era, signor Faulkner. Spero che Faulkner non si sbagli. Non capisco come si possa credere all'esistenza del passaggio a nord-ovest. Octavius, il primo e ultimo comando di Hendrik van der Rohe. Hendrik van der Rohe, il timoniere di Capitan Kidd, poi anche lui capitano. La rotta che cercavi non esisteva, Hendrik. Spero che tu non abbia sofferto troppo. Andarmene di qui. Devo andarmene. Ci è mancato poco. Thank you.
devo restare intrappolato. Non ho molto tempo. Fianco alla roccia che non combacia. Che ne pensi? Sembrano far parte di un unico pezzo di cuoio. È sotto il nido dell'aquila, accanto alla tana del lupo, presso un albero baciato dal fuoco e a fianco alla roccia che non combacia. È la rotta per un'isola. Non comprendo i simboli. È l'isola di Oak. L'avrò costeggiata chissà quante volte. Un'isoletta insignificante, a dir tanto. Trovarla sembra la parte più facile. Sì. E poi aspetteremo tutti il momento in cui ti metterai in caccia. Avete davvero trovato qualcosa? Sono un po' nervoso, capitano. Pensare al tesoro del capitano Kidd e ai misteri che lo circondano mi fa venire i brividi. Non avere paura. Sarà soltanto un tesoro. Lo pensavo anch'io, ma considerando quel che ha passato Kidd per nasconderlo, non ne sono più sicuro. Tutte quelle cartacce ci hanno condotto fino a quest'isola, che è fuori da ogni rotta, capitano. Ma cosa voleva nascondere Kidd? Non lo so, ma sono curioso di scoprirlo. Ricorda cosa c'era scritto. È sotto il nido dell'aquila, accanto alla tana del lupo, presso un albero baciato dal fuoco e a fianco alla roccia che non combacia. Pensi che siano punti di riferimento? Può darsi. Perfetto. Ci sono. Andiamoci intorno e troviamo un nido d'aquila.
Ci sono. Fatto. Ecco. Ci sono. Perfetto. Ecco. So dove si trova. Ecco perché sei il capitano. I lupi, gli attacchi, ci attaccano! Calma. È una roccia davvero enorme. Qualche idea? Forse della polvere da sparo la smuoverà. Una bella esplosione, eh? Potrebbe funzionare. Di certo spaventerà a morte quei lupi, poco ma sicuro. Thank you.
Ecco per cosa ha sofferto così a lungo il Capitano Kidd. Incredibile. Pensato di averti perso, capitano. Tutto bene? Sì, almeno credo. Che è successo là sotto? Chi hai trovato? Tutto qui. Una moneta d'oro. Non c'era nient'altro. Si sono già soffiati il tesoro. Ma che diavolo! Non capisco come funziona. Ma ora comprendo perché per Kidd avesse tanto valore. Curioso oggettino, vero? Beh, grazie alla mia incredibile e inesauribile...